Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo un po' di angolo di campo, lunghezza focale, eccetera, eccetera. L'angolo di campo è l'angolo che si viene a formare tra due linee ideali che partono dal sensore della fotocamera e vanno a toccare la lente frontale dell'obiettivo. A parità di distanza tra fotocamera e soggetto, obiettivi con elevate lunghezze focali, ad esempio 200 mm, presentano un angolo di campo minore rispetto a quello che potresti ottenere fotografando con lunghezze focali minori, ad esempio grandangoli a 24 mm. La classificazione degli obiettivi non si basa sulla lunghezza focale, ma sul loro angolo di campo. Un teleobiettivo può avere un angolo di campo fino a 50 gradi, mentre invece un obiettivo grandangolare avrà un angolo di campo molto più ampio, fino anche a 90 gradi. Questa confusione tra angolo di campo e lunghezza focale nasce dal fatto che fino all'avvento della fotografia digitale, l'unico fattore che influenzava veramente l'angolo di campo era la lunghezza focale. Ma con l'avvento della fotografia digitale si è assistiti alla differenziazione, a un'enorme differenziazione dei sensori, basata sulle loro dimensioni fisiche. E questa differenziazione ha avuto delle ripercussioni ovviamente sulla lunghezza focale e sul conseguente angolo di campo risultante. Dalla dimensione del sensore dipende l'angolo di campo che viene registrato. Un obiettivo proietta l'immagine relativa alla sua focale sul sensore e a seconda di quanta superficie presenta il sensore, l'angolo di campo catturato o ritagliato sarà molto diverso. Il fattore di crop o crop factor è un numero che ci permette di determinare l'angolo di campo che un determinato obiettivo produce su un determinato sensore e per convenzione il crop factor fa sempre riferimento al full frame 24x36 mm. Nel caso dei sensori APS-C Nikon il crop factor è di 1.5, per Canon invece di 1.6. Nel caso del micro 4 terzi invece il crop factor equivale a 2, con i sensori invece di un pollice equivale a 2.7 e per gli smartphone arriviamo fino a 8. Bisogna anche ricordare che l'angolo di campo non è la lunghezza focale. E qui anche io in passato non sono stato molto preciso in qualche mio video qua su YouTube. Perché la focale di un obiettivo non solo determina il quantitativo di scena che viene ripreso, tanto nei grandangoli e poco nei teleobiettivi. Un obiettivo naturalmente ha tante altre caratteristiche, come ad esempio la profondità di campo, i rapporti ottici tra figura e sfondo e gli effetti anche della prospettiva. Quando parliamo di fattore di crop, non bisogna dire che ad esempio un 50 mm su full frame su APS-C diventa un 80 mm. Bisognerebbe dire più correttamente che ha un angolo di campo che equivale a un 80 mm su full frame, però mantiene tutte le caratteristiche ottiche di un 50 mm. Una determinata profondità di campo, una determinata resa prospettica, un determinato rapporto tra soggetto e sfondo, eccetera, eccetera. E non solo lunghezza focale equivalente, ma anche luminosità equivalente, ISO equivalente, perché un sensore grande ha ricettori più grandi che accolgono un maggiore quantitativo di luce. Viceversa, sensori più piccoli hanno ricettori più piccoli che quindi catturano un minor quantitativo di luce. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Era da un po' di tempo che volevo fare un video inerente alla questione angolo di campo lunghezza focale, anche perché come vi ho detto in passato ho commesso qualche errore. Se il video vi è piaciuto, naturalmente lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video e a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!